Senti, allora, mentre a Foggia eravamo tutti impegnati a preoccuparci delle vicende societarie, dell'arsenico, dei vecchi merletti e tutte queste cose qui, qualcuno in campo ha deciso che tutto sommato questa società si poteva salvare. Se veniva un grosso, diciamo dei grossi capitali dall'esterno, se si mettevano insieme diversi imprenditori foggiani, però c'era un piano C. Dicevo, quasi Sì, quasi, c'era no, lì. no, quello, il B era quello che si mettono insieme i foggiani. Il piano C è che questa squadra decide di vincere le prossime quattro partite, perché una l'abbiamo già vinta, ce ne rimangono quattro. Dopodiché ha risolto automaticamente i nostri problemi. Voglio dire, la Casertana oggi ha imposto il suo gioco, non è stato per niente facile scardinarla, eh? Forse abbiamo avuto qualche occasione in più, però siamo stati forse un po' più decisivi. E guarda caso ha segnato una non punta, diciamo così. Su questo pure vorrei riflettere un attimo. Però voglio dire, cioè, grande prestazione, ottima prestazione. Cioè, non me l'aspettavo per niente. Non abbiamo giocato al massimo, però abbiamo giocato, secondo me, con una certa maturità. Siamo stati più maturi. Certo. Forse quella maturità è venuta meno alla fine. Un episodio ci è costato un po' tutta la costruzione, che forse De Zerbi avrebbe voluto vedere fino all'ultimo minuto. Però, secondo me, è un'ottima prova, tutto sommato. Questi punti Certo. sono fondamentali. 5.000 spettatori allo ZAC. I ragazzi hanno superato anche il test, diciamo, ZAC pieno. E adesso non ci sono più scuse. Cioè, a Lecce andiamo a giocare una grande partita, secondo me sarà bello capire chi giocherà e chi no a questo punto, però secondo io a De Zerbi c'è totale fiducia, cioè De Zerbi ha dimostrato ancora una volta di saper chiudere la squadra e lasciarla fuori da tutte quelle che sono i pettegolezzi, come dicevi tu, Biagio, che Certo. non è da tutti, non è da tutti, è No. molto facile portare le scuse, dire però questo clima non fa bene alla squadra, quante volte abbiamo sentito dire? Invece De Zerbi ha detto: io ci credo, i ragazzi ci sono, non voglio parlare. Anche quel dibattito con Verile è chiuso lì, anzi, sempre aperto, dice lui, perché io dico sempre quello che penso. È un allenatore che dice sempre quello che pensa, fa bene a Foggia, fa bene al Foggia, fa bene, mi piace. Bisogna No, no. bloccarlo. Sì, beh, secondo me si deve bloccare da solo, nel senso che o lui mette in atto il piano C e vince tutte le prossime partite, così a quel punto si autofà da solo il contratto, Speriamo. altrimenti, sì, poi abbiamo vissuto in questi giorni tutto quello che diciamo è successo in società e ci rendiamo conto che oggettivamente. La cosa che gira meglio in questo momento è proprio la squadra, che poi è la cosa che ci interessa di più, no? Sì. Che ci interessa di più. Guardate, noi abbiamo una squadra in forma, l'ho detto anche la volta scorsa, noi abbiamo una squadra in forma nel momento in cui più serve. Perché adesso i 3 punti che ha lasciato sul campo Campilongo, sono affranto per il fatto che la Casertana meritava di vincere e non ha vinto. Ma quei 3 punti lasciati sul campo non li recupera più, non ha più tempo di recuperarli, sono persi e basta. È vero che noi non ci possiamo permettere di neanche il pareggio, però per ora su 6 partite, su 6 finali, 2 le abbiamo vinte. Adesso ci andiamo a fare l'altra e poi, poi le 3 fondamentali, quelle più complicate di tutti, quelle difficilissime contro le squadre deboli, che quelle sono veramente una mission impossible, perché noi quando arriveranno quelle squadre, veramente io sono convinto che a Lecce ce la andiamo a giocare anche con metà squadra fatta di riserve, ma il problema ce l'avremo nelle ultime 3, le gambe tremeranno lì. Se poi superiamo quell'ostacolo, secondo me ce la giochiamo tutta nei playoff. Che dici, Vincenzo? In Toscana, Io cosa si è colto di questa? allora, a parte le traverse che hanno colpito quelli della Casertana, qui le mura tremano sempre al gol di Lojacono, quindi sono quasi afono e quindi ragazzi, oggi è stata una meravigliosa partita, come ha detto giustamente.
ha scritto giustamente Biagio, eroica partita da parte nostra. Peccato l'espulsione di Gigliotti, che non ho capito cosa sia successo perché non sono riuscito a No, neanche vedere io ho visto, non so. la Rai, cioè, non si è capito cosa sia successo. No, io non l'ho Però visto, però sembrava di aver intuito che fosse stato un fallo di reazione. Però, una palla ferma. bisognerebbe, potremmo chiedere a qualcuno che c'era, proviamo a chiedere Antonio, Antonio, telecronaca. chiederemo a Tonio e vai avanti Vincenzo, E intanto quindi se niente, mi questo risponde te ragazzo lo dico. di avere gli attributi e lo stanno dimostrando tutte le partite che stanno facendo, insomma, il grande mister De Zerbi, che ci sta dando animo rispetto anche all'ultima puntata di controcampo, contropiede che abbiamo visto ieri, che onestamente ne sono uscito un po' con le ruote sgonfie. La squadra c'è, incrociamo le dita e andiamo avanti. Sì. Valentino, Vabbè, tu io in stavolta attesa, del big match dove il ci sarà il cuore treno, il biglietto del treno è pronto già. già, Braga, quello te lo devi Udine. andare a vedere, insomma, Per tu sei forza. la nostra punta di diamante in quel derby, per te il derby, Sì, il derby, aspettavo di andare a Lecce da ospite da 20 anni, quindi il derby. Però ci vai ci nella provo. partita giusta, Speriamo. No, Nell'Italia, Italia-Brasile dell'82, Noi quando, siamo l'Italia, però. come? Di più. Dove noi siamo l'Italia. Noi siamo l'Italia, certo. Italia-Brasile dell'82, Oh. certamente. Capisci? E noi non possiamo accontentarci del pareggio perché farebbe passare il Brasile. Quindi questo ricordatelo. Però io, guarda, alla fine non lo disegnerei. Avendo vinto oggi, nel senso, non andrei in maniera sciagurata a Lecce. Dovremmo fare una partita come oggi, secondo me è stata una partita molto accorta, nel senso che abbiamo capito che non si poteva sbagliare nulla e abbiamo sfruttato l'occasione che ci è arrivata. E così bisogna giocare a Lecce. Se poi viene il pari, bisogna prenderselo e vincere le altre tre. Secondo me ce la facciamo uguale andare nei playoff. Certo. Due cose volevo dire, una sulla squadra, nel senso che il merito di De Zerbi grosso è che oggi hanno giocato tante riserve. D'Angelo è subentrato in un momento complicatissimo della partita, a freddo, senza nemmeno scaldarsi, e a parte qualche passaggio sbagliato, secondo me non ha sfigurato. E anche Grea che è entrato alla fine, insomma, lo Iacono stesso che gioca e non gioca, insomma, questo amicale, ha fatto due Micale è miracoli, ha partitone. fatto due Micale ha miracoli, fatto un partitone, secondo me. Ha giocato a distanza di un girone, in sostanza, no? Perché No, piano Micale è piano. cresciuto tantissimo, Ha merita più personalità, veramente, assolutamente. Guardate che quella traversa, l'hai vista? La seconda traversa l'ha toccata lui, eh? sì. L'ha E toccata l'altra lui. cosa che vorrei dire rispetto al fatto societario è che se non ci facciamo scappare adesso, De Zerbi e questa squadra, non c'è nessuna speranza più per il futuro, perché o adesso o mai più, perché se non arrivano adesso gli imprenditori, quando arriveranno? Quando non abbiamo nessuno, abbiamo una squadra che è da sola, io guarda, ci ho questi soldi, figurati, però non è, se falliamo adesso, dal punto di vista societario, non c'è niente su cui sperare più. Sì, Abbiamo il certo, pacchetto no. pieno, pronto, la scatola chiusa, c'è tutto quanto già. Io ritengo che questa squadra, giocando così, avrà un ruolo anche importante nell'arrivo di eventuali nuovi. Anche perché non dimenticate che più si va avanti, e qui ormai siamo già alla seconda finale vinta, quindi, se dopo Lecce le cose vanno ancora così, attenzione perché ci sarà qualcuno in società che comincerà a ragionare sul fatto Conviene che tenermela da solo, dici? cioè, rendiamoci conto che una cosa è diciamo, entrare in una squadra in un momento in cui questa squadra non ha più nessuna prospettiva. Però non è che adesso siamo in Serie B, perché non è questo, però sicuramente questa squadra ha dimostrato che fino all'ultima goccia di energia se la gioca. E se la gioca bene e quindi potrebbe raggiungere un risultato importante. Io non credo però che questo influenzerà più di tanto chi è adesso in presidenza a mantenere la proprietà. Cioè, non, purtroppo io vorrei che Certo, continuasse. se ci sono introiti, sì. Le parole di Verile non mi hanno tanto
tanto confortato ieri, insomma. Io spero che ci sia un po' di buon senso, però non lo vedo molto intenzionato a continuare e quindi a non confermare nell'immediato De Zerbi. Questa è una cosa molto preoccupante, Aspetta, molto, almeno secondo me per me. Non no. possiamo arrivare a fine agosto come ogni anno per Sì, capire se De no. Zerbi rimane o no. De Ma Zerbi sì, ma guardate che gli il arriverà una progetto, marea di ma il richieste da adesso in ma poi. questo è vero, però ragazzi, il punto è questo, il discorso semplice, qui non si tratta di dare responsabilità a qualcuno, il discorso semplice è che si fa un progetto, si decide di prendere la firma di De Zerbi o degli altri calciatori se ci sono le condizioni economiche per poter poi sostenere questi calciatori. Perché il problema qual è? Che se si fanno firmare questi e non entra nessuno in società, o meglio, si fa firmare prima i calciatori, prima l'allenatore, questo allenatore, e poi si tende a vendere la società. Ma guardate a chi la si vende. Cioè tu vai a portare, non riesci a vendere la società adesso che impegni non ne ha presi, quindi chi la compra può decidere di far firmare a questi calciatori o di tenersi quelli col minutaggio. Però decide lui, se uno mette i soldi decide cosa fare. Ma se gli fai firmare prima il contratto, poi quel contratto chi lo sosterrà? Cioè Poi anche, no, no, capisci? certo, Cioè no. purtroppo il vero problema che è Però emerso, la preoccupazione è giusta, quella di Valentino, quella tua, Cristian, quella di tutti quanti. Il vero problema che è emerso è che se non non c'è sapevo. nessuno che mette i soldi e non possiamo Lo so, andarcela a è un prendere peccato. con quelli che Certo, no, io stanno e non li la vedo mettono. nessuno, dico solo che è un peccato. È No, certo che è un finito, peccato, cioè, certo. questo È un sarebbe un altro peccato. momento buono È da battere i un'occasione, tifosi. come dicevate voi prima, unica. Cioè, sarebbe davvero è un peccato. Cioè, io voglio sperare che c'è qualcuno intenzionato a farlo, non lo so, magari non è vero, ma dal nord, dalla Cina, dagli Emirati Arabi, lo deve fare ora, perché adesso è un momento importante per il Foggia, perché adesso hai la possibilità di bloccare un allenatore e di fotografare una situazione dello spogliatoio di una squadra, di un collettivo che si sta facendo il selfie in questo momento, lo sta mettendo sui social e sta festeggiando, stanno gridando, perché si sentono lì e sono motivati a continuare fino alla fine. E questa è una cosa che va apprezzata. Io lo so che purtroppo nel calcio si buttano i soldi, quindi non è che voglio fare un discorso. Però voglio dire, se c'è qualcuno intenzionato a Deve buttarsi in entrare ora. questa avventura, deve entrare ora. Certo. Io credo che questa avventura non sia soltanto in negativo, può, se fatta bene, anche ritornare utile alla città, a tante altre cose, perché la Serie B non è soltanto la Serie B del calcio, lo sappiamo benissimo, significa altri palcoscenici, significa tanto altro, pubblicità. Significa diritti televisivi, significa un sacco di altre cose, insomma. Però la squadra sta giocando per giocare bene a calcio, perché ci tengono, non pensano a tutte queste cose. E questi Certo. ragazzi sono premiati, l'unico modo per premiarli è continuare a farli giocare insieme con questo allenatore. Chi vuole restare? Chi vuole restare? Ma io penso che Però siano tutti motivati a rimanere. Christian, guarda che l'impronunziabile sillaba, la B, lo so, la serie B, non cambia l'approccio economico alla questione perché i soldi si Infatti. sprecano in C, in B non è così. In B, questa squadra che arriva senza debiti, perché se ci arriva una che ha una marea di debiti, tipo le squadre che stanno avanti, e non tutte stanno avanti, qualcuno sta anche dietro, che hanno una marea di debiti, quando arrivano in C, la prima cosa che devono fare è vendersi mezza squadra perché con quei soldi della Lega devono tappare i buchi. Invece, se dovesse arrivarci questa squadra con questa società o con una società integrata da altri Punto di ingressi, vista. beh, questa squadra. Cioè, Sarebbe un buon investimento, il se vogliamo paradosso, il parlare. nostro paradosso è che noi siamo in bilico fra l'abisso e la gloria. Non abbiamo una via di mezzo. Qua o finisce come una storia incredibile, per cui saliamo di categoria in maniera insperata e diamo una svolta perché a quel punto non abbiamo debiti, cioè non c'era la società, non ha debiti, non ha niente. Oppure ripiombiamo in una situazione in cui, se ci va bene, giochiamo con i ragazzini i minutaggi per mantenere almeno la Serie C in attesa
arrivi Però in attesa di chi? Cioè, qualcuno. se uno non arriva adesso, quando deve arrivare? Quello è il problema. Significa poi anche altri 2 o 3 anni ancora, perché voglio dire, Io non ci credo una più, mentalità di un cioè. allenatore. No, ma Come no, diceva De Matteis, giustamente, non quello è mi il dovete problema. Nessuno può. convincere, non mi dovete, sono già convinto, eh. No, Sono certo. convintissimo che questo è il momento in cui qualcuno deve decidersi, perché qui forse il rapporto fra il rischio di perdere soldi, di mettere soldi senza ritorno, e l'opportunità è meno sbilanciato, eh. No, no, Ma qui io certezza penso non che ce ne sono. un danno con la tifoseria sarebbe una catastrofe, secondo me. Se quest'anno non si continua, molti tifosi, ma guarda, viene veramente a me lo sconforto di abbandonare, capito? Se uno non continua questo progetto, non ha senso più quasi continuare a tifare Foggia, perché non ci No, sarà più ma prospettiva. Valentino, non ho l'impressione che se non arriva qualcuno nuovo, qui si arrivi allo sfascio della società, però si arriva a un ridimensionamento, perché tu Però. hai dei calciatori, sarai costretto a venderti quei calciatori che hai la possibilità di vendere, perché non è che qua siamo come al Foggia di Casillo con tutti quanti prestati, no, qui abbiamo anche un parco giocatori e sarei costretto a ridimensionarlo. La speranza è che grazie a De Zerbi e i suoi ragazzi si possa fare una cosa diversa, perché in questo Beh, momento ci credo all'inizio, lo sì. capiamo bene che negli ultimi 8 giorni le buone notizie sono arrivate dal rettangolo, non fuori. E magari questa volta ci salvano. Ho fatto l'esempio, la volta scorsa, di Bartali che salvò l'Italia. Secondo me la dobbiamo tenere calda quel paragone va tenuto a mente. Vincenzo, Comunque io dimmi, ho dimmi, un'idea per la Cristian. sigla, poi ne Sì. possiamo parlare. E certo, come Beh, no? Questa è una redazione veramente aperta un'idea di Valentino, dalla una nostra proposta di redazione di Valentino. una proposta di A proposito di Valentino. attributi. Sì, quella Ma sì. sì, diciamo anche per Sì. diciamo, trasformare quella che è stata diciamo, una sciagura che è capitata al Foggia in qualcosa forse che Esatto, magari per porta esorcizzare. bene. Esorcizziamolo. Certo. Sì. Il nostro Anche perché era convinta, vero? sì, Convinta. era convinta, certo. Ma magari è ancora convinta. Vogliamo mandare un saluto magari ci segue, ci seguirà, La quindi. Finardetti. Io No, per carità, noi siamo la seguo contenti. sempre su Twitter comunque ancora, la Finardetti. Sì, a me veniva in mente di utilizzare un pezzo di uno spezzone uno sceneggiato, è un film che ha avuto successo, una serie televisiva che ha avuto successo, e magari inquadrare la Merletti e poi dopo inquadrare quella scena di Gomorra in cui c'era qualcuno che diceva venite a prendere il perdono. Mi sembra che sia giusto, è un gesto gentile nei confronti, distensivo. Noi non abbiamo rancore, quindi se si vuole venire a prendere il perdono, noi Non si siamo arriva nemmeno al casello. a Stai prendere. serena. Vabbè, ho capito. Ma se non vuole Stai arrivare qui, serena. Allora si per può anche Twitter si può fermare a Roma. A Roma ne aspetta uno a solo. Ma Roma, per sì. forza allora. Sì, vabbè. Bomba o non bomba, insomma. Allora, chiudiamo l'argomento Merletti. Nella sigla, secondo me, Christian, oltre a quel pezzo lì che mi sembra giusto di esternazione della dottoressa Merletti, però ci andrebbe anche bene gli ultimi 30-40 secondi di Attilio De Matteis, del direttore De Matteis. Mi sembrano di un livello elevatissimo, cioè come ha scritto qualcuno su Facebook, da premio Pulitzer, cioè lì è una Capolavoro. cosa, capolavoro, incredibile, una cosa proprio. Quello deve diventare un tormentone, eh? Una cosa che deve rimanere. L'avete visto? Manu, tu l'hai visto quel pezzo? No, purtroppo non l'ho Te lo visto. godrai nella nostra sigla, non ti preoccupare perché quello è una cosa che. Anche perché ho cercato di vedermi la puntata, però per motivi che sono appunto adesso non sono riuscito a vederlo, non mi era Ti possibile. facciamo un sunto che ti piacerà sicuramente, ti piacerà. Vincenzo!
Senti, allora tu ci devi dire che cosa ne pensano in Toscana I tuoi vicini. i tuoi vicini come hanno visto, come hanno valutato le dichiarazioni di Campilongo a fine partita. Cioè, dai, dici quello che ci puoi dire, ovviamente. Quello che si può dire. Che ci puoi dire? O sull'espulsione di Gigliotti, insomma, se non ho condiviso Allora, su queste. Gigliotti abbiamo il nostro inviato speciale Tonio, a cui ho fatto la domanda, che dice: sembra abbia colpito Diakité a gioco fermo. Una grossa ingenuità, lo doveva colpire quando giocava, non quando era fermo. Comunque. A me colpirlo bene. Vabbè, cattivo. Non è servito, Allora, mo. Vincenzo, che ci dici? Cosa hanno detto i tuoi vicini? Ma ascolta, io ho la fortuna di abitare nell'immediata periferia del paesello, quindi non hanno sentito le esternazioni a Ho cui ti capito. riferivi. Avranno sicuramente sentito le urla del gol, come ho detto prima, perché insomma anche la moglie e le bimbe sono andate a letto Sì. contente. Niente, per quanto riguarda poi la situazione societaria, io ieri sera dopo la puntata sono andato a letto proprio sconfortato, perché venire mi è sembrato una persona, diciamo, nelle sue esternazioni serie. Cioè lui ha detto praticamente che fino al 16 c'è, fino al 16 aprile c'è, dopodiché ha bisogno di aiuto. E alla domanda proprio mia, se era in grado di stabilire e di dire subito se De Zerbi rimaneva a Foggia, ha avuto qualche difficoltà. Ha detto: io non ho le forze praticamente. E quindi Vabbè, è quello che abbiamo detto questi prima, sì. assolutamente, assolutamente. Quindi voglio dire, questi imprenditori, se hanno voglia di avvicinarsi, il momento giusto è questo, perché sarebbe un peccato per tutti. La tifoseria, se insomma, anche oggi abbiamo visto uno stadio finalmente pieno. La squadra sta andando alla grande, quindi voglio dire, quale migliore situazione di questa? Quindi chi ha un po' di quattrino da investire, perché si può anche investire nel calcio, è il momento giusto questo. No, ma No. poi in questo momento probabilmente, perché poi parliamoci chiaro, puoi chiedere di investire a uno che comunque abbia passione nel Foggia e magari la vuole tradurre anche in un contributo economico. Comunque 5.000 persone, non so da quanto tempo si vedevano allo stadio Zaccherini. Ma sai che le vedrai in tutte le altre partite, se noi facciamo risultato a Lecce il pubblico torna ed è un bel Conosco segnale. il cappellone dei croci e tutto il resto, l'avete vista? A me, io l'ho visto sulla Rai, è stata spettacolare la fotografia. Quindi Certo. voglio dire, un Ma io non sono riuscito a pubblico. vedere la coreografia della Sud. Non l'ho Della vista Sud? forse. Io l'ho vista, ho seguito la partita sulla Rai e Sì, l'hanno si è inquadrata vista. su. È stato spettacolare la coreografia. Quindi un pubblico d'altri tempi, e punzecchiato anche il presidente Verile, no? Con quello struscione. Certo. Vabbè, ci vuole, ci sta. No, Sì, no, ma assolutamente. se non siamo, Sono ci vuole un minimo di critica, sennò sembra quasi che stiamo lì a guardare l'opera. Non certo. è l'opera, c'è un coinvolgimento più elevato, è giusto che si faccia notare che insomma, magari al di là di tutte le giustificazioni, comunque il risultato non è arrivato, no? Cosa diremmo noi Certo. a una squadra che comunque non, la Casertana oggi, sì, hai giocato, hai fatto i pali, hai perso. E quindi comunque non puoi pretendere che i tuoi tifosi ti dicano bravo a prescindere. Ebbene, la stessa cosa vale se il presidente, lui stesso, fra l'altro, comunque lo ha ammesso. Qualche errore c'è stato, certo, a posteriori è più facile valutarlo, è anche vero. È facile dire dopo che c'erano delle cose, anche perché poi in questa vicenda non so se vi siete accorti, ma non è che sia tutto chiaro. Soprattutto non è chiaro che cosa ha indotto dall'altra parte a tirarsi indietro, perché io non ho avuto la percezione di uno che sia venuto qui a dire che a millantare disponibilità che non aveva, ma è una che aveva disponibilità, lei o un gruppo che magari anche lei ha bluffato sul fatto di essere sola, e questo gruppo o questa persona che aveva delle disponibilità si è tirata indietro. Non è la stessa cosa di uno che millanta
delle disponibilità e poi non le ha. Secondo me lì c'erano, perché le cose che sono state dette, gli elementi che ci sono stati dati, ci fanno capire che lì c'erano delle disponibilità e qualcuno ha deciso di tirarsi indietro, di non voler. Purtroppo noi non sappiamo perché. Lecito, per carità, però insomma, non ci fa piacere sicuramente. Avete avuto anche voi l'impressione che l'avvocato Verile avesse abbozzato un sorriso o era solo il mio televisore che prendeva No, male? quella è Un l'altra sorriso, bellissimo. domanda. Ma L'altra sorriso. domanda è. Ma io Un volevo, sorriso posso, volevo dire una accantato, ha cosa. lanciato i cori. No, quello era, non era lui, non è possibile. Veniva No, un ma la fake. domanda vera è che cosa c'era nel bicchiere della dottoressa Merletti. Ah, quella? Lì si capisce tutto, secondo Sì. Dovrebbero cambiare pusher. me. Io Allora. volevo un po' sapere riguardo anche della domanda che ho scritto, se c'è stata una risposta. La tua Quale? risposta. Quale domanda? Quando io ho chiesto se comunque il licenziamento dell'avvocato Miccoli fosse stato un po' troppo, Beh, ne hanno diciamo. parlato, guarda, su Diciamo quell'intervista che. c'è stata una spiegazione, c'è stata prima ancora che facessi la domanda, tant'è che poi Infatti. sarebbe stata una ripetizione, ma è stato spiegato quel fatto, eh? Te lo spiega Christian, che è stato molto attento. Ah, io poi mi auguro anche che Oh. mi riesca a vedere il filmato, insomma, la puntata di ieri che non sono riuscito a È vedere on sempre demand. disponibile, è già La puntata disponibile. vedila perché è una puntatona, Manuel, te la consiglio L'ho perché. vista, sì, perché guarda, va vista anche comunque vadano le cose, speriamo che vadano bene. Quella è una puntata che se te la perdi è come ti sei perso tutta la stagione precedente, cioè tutto quello che è successo fino a quel momento lì, È un almeno compendio. sì, è un compendio, c'è tutto, c'è anche una bellissima spiegazione che è stata data da alcune slide fatte da A parte Massimo Baldassare. D'Arsico. Vabbè, ci vuole anche quello, insomma, fa parte Guarda, della comincia a dire Champions trasmissione. League. Allora, Cristian, vogliamo spiegare a Manuel perché c'è stato questo allontanamento dell'avvocato Miccoli? Se ricordi? Ah, le motivazioni. Vabbè, ma io lascerei questa sorpresa direttamente a Emanuele, così avrà un motivo in più per potersi vedere la La trasmissione. trasmissione, sì. Fatto sta che non ti hanno risposto direttamente, diciamo che è stata una risposta che è avvenuta prima ancora di essere che tu la ponessi, perché Sì. la Verile ha spiegato un po' la situazione, ha dovuto spiegare anche, diciamo, queste ultime sostituzioni. In società, però pare che forse Comunque Miccoli, non fa. ti anticipo, Miccoli fosse stato coinvolto a entrare in società con una ripartizione diversa e pare si sia tirato indietro. Quindi ti lascio immaginare i vari scoop che possono essere usciti fuori durante questa trasmissione, Manuel, vedila. Però la cosa su cui io vorrei soffermarmi, tornando al gioco, Biagio, tu sai, a me piace parlare di Foggia, proprio della società. Le linee difensive, le famose linee secondarie, oggi hanno dimostrato come alla fine si può vincere una partita. Perché io le punte ancora non le vedo. Vogliamo parlare un po' di questa cosa? Cioè, io vorrei sentire anche Valentino, Vincenzo, Manuel, se ha visto la partita. Cioè, io vorrei capire, ma è Cristian è un normale po' che secondo voi? dice. Sì. Secondo Cristian è voi? un Ma io po' sono che un grande critico di dice. Cammello, se Quando tu si tratta lotti per di gol interventi. decisivi. Quando si tratta, scusami Valentino, l'ultima cosa, questa è la mia Scherzo. domanda. Quando si tratta di fare i gol decisivi nelle partite, ci pensa sempre qualcuno che sta dietro. È normale? Però Infatti, quello che io di dicevo anche nelle attaccanti un po' volte di gol li hanno scorse. fatti, poi le cose ultimamente invece stanno come dici tu, però un po' di gol nell'arco della stagione, fra Sì, le però tre punte i l'hanno gol fatti. decisivi. Io parlo dei gol decisivi nelle partite decisive, quando bisogna tirare in porta, essere. Freddi, Le punizioni ecco, alla diciamo così. Gigliotti, insomma, i gol di Gigliotti che sono sempre Il fatto pesantissimi. vero è che rispetto agli altri anni facciamo un sacco di gol su calci da fermo. Questo è un dato Sì. statistico. Sì, è un dato di Sì. fatto. Poi che gol facciamo anche? Tanti gol, Che tanti gol. gol? E Anche infatti quello di oggi la scaturisce preoccupazione da un calcio da fermo. mia per domenica prossima è che ci mancano tutti e due i Vero. direttori sinistri. Sì, vero. Quelli è un problema Ma di più serio, ti manca secondo me. Sarno. Ti manca anche Ma Sarno che oggi, Casarno e anche oggi è Gigliotti. stato decisivo nell'attacco. La Perché se catena non ci fosse sinistra. stato Sarno, però Tra l'altro Sarno speriamo alla che fine Potenza va a stia bene, fare. perché a questo punto diventa un problema di difesa se non anche domenica.
Ma Però secondo me Sarno va a fare un po' l'attaccante anche, cioè spinge parecchio in avanti. Sarno è stato decisivo nelle ultime partite fortissimo, per questo. fortissimo. Sarno è fortissimo. Moscardelli però mancherà, quindi anche loro un po' di problemi ce li hanno. Noi veniamo su una situazione, da una situazione emotiva sicuramente favorevole perché siamo la squadra del momento e non si discute. Al di là di tutto, insomma, le ultime due partite hanno dimostrato che con questa squadra non si scherza assolutamente. Mentre il Lecce dobbiamo vedere cosa fa domani. Vi rendete conto che se domani ci va Bisogna bene. bufare domani. Contro E a questo chi gioca punto domani? sì, A Melfi. A Melfi. Melfi non è un campo facile, o almeno per noi non lo è stato. Poi voglio sperare che. Certo, vedevo il Lecce in casa è quasi infallibile, quindi ci vorrà una grande prestazione. Ha fatto, insomma, più punti di tutti in casa il Lecce. Non ha perso quasi mai. Forse ha ragione Valentino allora a dire che occhio che domenica un pareggio, quindi portare un altro punto, soprattutto se domani dovesse venire fuori un Lei ce non risultato, vince. se domani Lecce vince, chiaramente ci mette in condizioni di dover fare altrettanto domenica. Noi siamo a Quindi 56 punti, giusto, oggi. 7. noi 7, 56. eravamo a 54, 4 e 3, 7, 57. 57. Sì. Buono. Cioè, no, noi corriamo il rischio La di sensazione è che ritrovarci faccio una partita domenica. corta come oggi. Cioè, non all'arma bianca, insomma. Sì, è veramente Però noi bestiale non è che giocare siamo ancora più capaci di attenti. fare le partite in difesa. Sì, No, ma io ma dico non in comunque difesa, però arrivarci. una partita attenta come oggi. Che Sì, dici, però Manuel? siccome oggi comunque abbiamo perso purtroppo dei pezzi importanti, dobbiamo stare ancora più attenti, insomma, perché Infatti. cioè, è stato veramente molto molto difficile. Sì, punticino, certo, se vincessimo, cosa che io spero, mi auguro, chissà come tutti, sarebbe il massimo, però insomma. Però se perdessimo sarebbe la fine. Lo so, ragazzi, però io voglio continuare a essere ottimista e No, andare avanti. però nel senso, chiaro, bisogna non perdere innanzitutto. Queste due vittorie comunque ci hanno dato, secondo me, un jolly di pareggio da giocarci a Lecce. Sì, è vero perché comunque dobbiamo tenere presente che l'importante è rimanere in partita, Poi quindi ci la sono due partita ce la punti, dobbiamo altri. giocare. E perché poi comunque a quel punto impedisce a loro di prendersi due punti in più. Infatti, poi soprattutto per quello. Sì, ma la domanda che faccio a tutte e quattro però è questa: ma secondo voi De Zerbi è in grado di mettere in campo una squadra che Sì. giochi per il pareggio? No, Perché io credo che questo Foggia ha giocato tutte le partite, poi non c'è riuscito qualche volta. il pareggio, perché Però per il pareggio? questa squadra è entrata in campo per vincerle tutte. Poi non c'è riuscito sempre, mi sembra evidente, se no eravamo primi. Ma non ho mai visto la partita No, però il discorso speculativa. che facevo io era, per esempio, a Melfi, noi pareggiavamo, eravamo in 10, però ho cercato di vincere la partita cambiando anche difensori con attaccanti. Secondo me, ecco, diciamo, queste cose a Lecce probabilmente lì bisogna difendere il punto, diciamo, in una situazione così estrema, senza rischiare l'impossibile. Che adesso, come dicevi tu, se perdi una partita, quando le recuperi Certo, più 6 punti? beh, insomma, ce l'andiamo a Io Biagio, giocare. volevo chiederti una cosa, però, se Sì, posso un attimo fare una certo. digressione rispetto al fatto societario, perché poi io non ho. Cioè, è stata interpretata male la domanda che io volevo fare. La domanda che volevo fare io esattamente era perché Verile non poteva. Cioè, se i Ocampo si fossero tirati indietro, perché lui non poteva mettere a disposizione parte delle sue quote? Io quello non ho capito. Perché lui, questo si è capito adesso, lui in realtà le quote che lui rappresentava non erano tutte sue. E lui c'è stato un passaggio che potete andarvi a rivedere, poi capisco che la puntata di ieri è stata talmente ricca che se ti sei perso i 10 secondi in cui lui ha spiegato che, Il fatto di Borrega, bravo, che quello lo so. Borrega, allora. La quota di Porrecca non era cedibile direttamente alla fiduciaria perché Porrecca ha detto: Non vorrei, no, io non la voglio non ha cedere, voluto. io la cedo. Allora a quel punto E non c'era quant'era questa percentuale? non ricordo, ma comunque Cioè, era esclusa adeguato, quella, era sufficiente a non fare arrivare al esclusa quella, non ci 65%. arrivava. Non ci Ah, ok, arrivavi. perfetto, ho capito tutto. E poi c'era l'altro elemento non da poco, cioè che sempre secondo quello che ha detto ieri Verile possiamo andare
a rivedere è che Locampo, la quota di Locampo, che andava ceduta perché comunque avevano una parte, un terzo sostanzialmente della società, fra i due Locampo, Giuseppe non era propenso D'accordo, sì. alla vendita. Quindi Verile ha detto evitiamo di ritrovarci con, Sì, credo che io ho abbia capito tutto. descritto, no? Cioè arrivavano questi, Se perché questi dobbiamo arrivano, sono parlare, quelli dell'ultimo momento. quelli avevano fissato il volo, arriviamo alle 2 ci sarà il notaio Borrelli, credo che abbia citato il notaio Borrelli, che fa l'atto della cessione, arriva a quel punto e si tira indietro qualcuno, quelli che cosa devono fare? Quindi è chiaro che si era organizzato per la cessione. Poi in Sì, realtà ok. il vero problema è nato non perché chi doveva vendere non ha venduto, perché lui si è trovato tutte le quote in mano, 98%, quindi poteva concludere l'operazione. Il problema è nato perché dall'altra parte non, prima sull'altare quasi la sposa si è tirata indietro. Così è andato. Lo sposo c'era. Voleva dire di sì, si era vestito di nero e si era portata le fedi, e la sposa ha detto di no sull'altare. Che A meno vogliamo che non c'è fare? stata una persona che non conosciamo che ha detto questo matrimonio non sa da fare. Sì. Queste ormai, allora, noi ci possiamo scatenare in tutte le cose, possiamo pensare di tutto, possiamo fare della fanta Non lo sapremo mai. società, non lo sapremo, cioè, non lo so, per il momento non lo sapremo. Certo, ci può stare pure che qualcuno sia andato dagli acquirenti a dire non vi azzardate a firmare, è chiaro che come fai a saperlo? Si tratta comunque di cose che a questo punto scateni la fantasia, ma non hai nessun elemento. Io penso che sia giusto valutare sugli elementi che abbiamo avuto a disposizione. Poi ci Certo. manca la controparte, però nessuno ha impedito, penso, alla dottoressa Merletti di parlare con la Poter stampa parlare, locale, di certo. dare la sua versione, perché l'hanno cercata. L'hanno cercata i giornalisti, questo è stato detto Vabbè, anche ieri. comunque io credo che ci siano anche delle difficoltà societarie a prescindere dalla Merletti, io rimango sempre della mia idea. No, ma è Vabbè, ma chiaro, è se solo hai il che sì, però. 98% in mano e decidi vendere il 65, qual è la difficoltà che hai? La potevi avere prima, se La magari. difficoltà è tenere una persona in società sperando che possa entrare un domani economicamente e poi nel momento esatto questa persona va via, ad esempio. Sì, però Questa già non è una cosa positiva. c'è La almeno una possibilità di persona riferisci del genere. ti riferisci alla vicepresidenza? Ma Mi sembrava. Però senti, forse quella è la cosa. Cioè, quella è la cosa fa più. parlare. Scusami, No, un'altra cosa. se tu fai un devi fare entrare un gruppo nuovo in società, ci può stare che non è che lo fai dalla sera alla mattina, ma c'è un approccio graduale. Poi questa non è una cosa durata anni. E cioè nell'arco di alcune settimane sembrava che si realizzasse il tutto facendo entrare prima lei come vicepresidente e formalizzare. Da quando è stata nominata vicepresidente al primo appuntamento per andare a firmare e ci passavano pochi giorni. Cioè, se andava tutto come era stato previsto, non mi sembra che ci fosse stato un tempo lungo. Devi pure garantire una certa continuità all'azienda. Che A me diceva l'altra cosa Gino? che ha scioccato è che, nel senso, Verile ha detto quello che poi noi pensavamo, abbiamo anche criticato più volte qua, che lui con Locampo in sostanza non parlava direttamente, parlavano tramite Sì, esatto. legali, non so, tramite Era un una mi pare il cosa normale. consulente, qualcosa del genere, sì. Una cosa Una folle, situazione quindi. normale. E questo È una dimostra follia. una cosa. La dice lunga. No, questo, attenzione, questo dà un segnale, una cosa che noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti, bisognerebbe andare a rivedere le nostre puntate. Quando ci sono molti soggetti in società, anche se sono tutti in buona fede, comunque è complicato avere un'univocità di Esatto. atteggiamento. Quante volte, Valentino, tu stesso hai L'abbiamo detto, ripetuto un questa sacco di società volte. parla con troppe voci. Guarda, se non sbaglio, era dopo la Certo. partita con Lamezia in casa, perché mi ricordo che ero fuori e mi ricordo questa puntata, ma si capiva che c'era qualcosa che non funzionava, perché non era possibile che uno diceva io non so che fa quello, quello non so che fa quell'altro. E Verile l'ha in sostanza ammesso ieri dicendo che lui con Locampo parlava tramite i consulenti, ma dove si è visto mai? C'è due soci di una società di calcio, stanno insieme allo stadio sempre,
Che poi li vedevamo a bordo campo, almeno io le volte che sono andato, erano sempre lì prima che cominciasse la partita. Ma e tu parli tramite, non, cioè, non gli fai una telefonata, gli dici, cioè, boh, E mi il rischio sembra. di avere più soci purtroppo è questo. Purtroppo è questo. No, infatti l'azionariato popolare non può essere una soluzione a tutto, Quando li mette perché d'accordo? Già con due non si cioè, a riusciva. Foggia si scannerebbero per una cosa del genere. Però non è questa l'intenzione da cui parte l'azionariato popolare, così come è stata esposta anche, è un'altra, è quella di finanziare un calcio che sia un calcio nuovo. Lo puoi fare bene nelle squadre non professionistiche, mettere le basi lì, in quelle serie, e poi portare avanti un progetto. Quando hai individuato sempre delle persone però che sono competenti e che, a cui piace fare il loro lavoro, dove è l'unico lavoro, non come dice Perile, io un lavoro ce l'ho, cioè questo non deve essere un hobby, però deve essere qualcosa che venga fatto, non ti dico come unico forma di, sostan di reddito, però perché reddito il calcio non c'è, però comunque deve essere fatto con tanta passione e con tanta professionalità e con la presenza negli spogliatoi, con la presenza verso la squadra, verso il team manager, verso l'area tecnica, cioè comunque è necessario avere una figura che sia presente, dal mio punto di vista. Io poi non è che critico tutto di Verini, critico certi atteggiamenti, ma credo di poterlo fare perché fanno parte poi di tutta quella che è il circo mediatico che ci gira intorno, perché chiaramente se vediamo queste trasmissioni è anche per poter criticare e esporre anche la nostra opinione, infatti. Noi non ti ringrazieremo mai abbastanza per poterti, perché a te Biagio, perché ti fai portavoce proprio di questi due mondi che finalmente vengono linkati. È giusto che sia così. Però voglio dire, questo circo mediatico crea intorno a certe vicende, le esaspera, e non deve essere soltanto cavalcato dal miglior intrattenitore, ma deve anche essere uno strumento di autocritica. Cioè, ah, forse sì, ah, forse allora davvero dovrei mettere la maglietta in vendita, per dire, oppure forse davvero devo cercare di capire qual è il problema di comunicazione. Allora forse davvero devo. Cioè, già il fatto, a me mi ha stupito tantissimo il fatto che sia stato fatto un premio per questi ragazzi. Cioè, allora i soldi per il premio ci sono. No, aspetta, però c'era la spiegazione di come si fa a pagarlo, Ho sì, capito, c'è la però voglio spiegazione proprio perché se si leggere. va in Serie B il premio che è stato deciso lo si pagherà appena arrivano i soldi dalla Lega e quello non è un problema, quindi che in Serie B tu hai inverti completamente il problema Infatti economico è una cosa a favore, questa è una cosa molto a favore. No, Cioè, infatti non. ma io condivido in pieno la tua visione, anche perché diciamo il nostro approccio, parlo di tutti quanti noi, a partire da me, è l'approccio tipico dei tifosi. Cioè, Sì. il tifoso non va alla ricerca esasperata della notizia per il semplice fatto che noi non dobbiamo vendere niente, quindi non dovendo vendere niente, ci confrontiamo sui fatti, su quello che noi percepiamo come tale. I fatti sono quelli che ci vengono messi a disposizione, chiaramente, perché poi magari stiamo prendendo una Sull'esperienza cantonata. dei tifosi, anche perché appunto la maglietta, i Certo. servizi allo stadio, queste sono esperienze dirette da tifosi che i giornalisti non Bravo, conoscono. bravo. E Ancora. infatti, il motivo per cui tu fai la domanda, e non solo tu, perché anche Eugenio che aveva fatto una domanda sul merchandising, che era prevista all'inizio, no? Nel progetto iniziale. Il merchandising interessa il tifoso non dal punto di vista della fonte di reddito complementare per la squadra. Magari comunque qualcosa ricavi anche da lì, ma perché attraverso il merchandising tu hai un'ulteriore identificazione alla società, è giusto? Quindi il Certo. nostro approccio è un approccio molto più pulito, perché noi non siamo condizionati dal dover fare per forza ascolti. Alla fine siamo fatti la chiacchierata fra di noi, ci vedono in 100, 105. Poi vi faccio notare che l'ultima puntata, quella sul Matera, quella di domenica scorsa, comunque 150 persone hanno ritenuto di doverla andare a vedere su YouTube. E che mi sembra anche una cosa simpatica, perché noi non siamo professionisti, nessuno di noi cinque No, qui. ma E magari queste se si persone vuole aggiungere si qualcun altro, aggiungono, esatto. io ho anche Ma invitato infatti poi. quello scrivevo ieri, perché Cioè non si venite aggiunge? i primi, non è un problema, qua nessuno è
In curva si va a parlare tranquillamente di calcio, non c'è bisogno di essere Sì, noi invitati. siamo anche aperti a varie opinioni, a tutto quanto, insomma. Poi comunque abbiamo scoperto che noi stiamo molti, la tifoseria foggiana è anomala, perché parecchi foggiani vivono fuori, e fra questi foggiani che vivono fuori molti sono pazzi, partono, vanno a vedere il Foggia, lo seguono col brutto, col bel tempo, in condizioni economiche anche basse. Poi, voglio dire, a certe cose non rinunciamo. E voglio dire, queste persone, anche Verile lo ha ammesso, cioè, meritano rispetto. Quindi noi, se riusciamo a uscire fuori dall'anonimato e a mostrarci anche critici, non solo fa bene a noi, ma forse riusciamo anche a far capire a qualcuno, a far accendere una lampadina, a far capire quale bacino di utenza ha una squadra come il Foggia, se vogliamo parlare in termini proprio, come sono, Di di ritorno di d'immagine per chi dovesse comunicazione. entrare, certo, questo è vero. Però comunque la squadra sta sempre, lo sa, insomma, dovunque abbia giocato c'era qualcuno a seguirla. E credo che anche, probabilmente anche stasera li aspetteranno, vedremo sui social dei video fatti davanti, anzi sicuramente adesso uscito dallo stadio, non li aspetteranno, non penso che ci saranno dei video, già Sicuramente. stanno circolando, vedete qualcosa, i gol, cioè voglio dire comunque il bacino è vasto, quindi 150 persone che guardano il video, a me fanno piacere. Però mi piacerebbe che si accendesse una lampadina, cioè, Ma io magari penso che qualcosa in più. tutti quanti noi portiamo un piccolo Speriamo. pezzo al mulino di questa maglia, di questa squadra. Penso che ognuno di noi fa una piccola, piccolissima parte, come la fanno quelli che vanno allo stadio, quelli che stanno a Foggia e possono andare allo stadio. Mi sembra una cosa anche quella meritoria e mi fa piacere che adesso ci sia stato un ritorno significativo, perché il sold out è importante e Sì, vuol dire che questa certo, tantissimo. squadra, questa città comunque risponde nel momento in cui ti rendi conto che dall'altra parte c'è comunque una situazione che merita una risposta. Io non so se anche le vicende societarie, invece che allontanare questa città dalla squadra, non l'abbiano avvicinata. Perché forse dietro quell'andata allo stadio c'è anche un pezzo di tifoseria che ritiene che, al di là degli errori commessi, questa volta i foggiani erano i buoni, i cattivi stavano da un'altra parte. E quindi alla fine anche quello è un modo di rispondere. In altri tempi forse non avrebbero comprato il biglietto neanche se andavano, a parte che voglio di grande squadra per la Serie C, ma era la Casertana, con tutto il rispetto. Con tutto il Comunque il rispetto, è giocatore una vero è la grande squadra, ma una Casertana, grande squadra di Serie C. Non è che dici, vabbè, c'è la Juve, mi vado a vedere la eh? Sì, Juve. certo. E c'è quello che sono andato allo stadio, cioè, quando Io veniva la stavo grande convinto che squadra. era il nostro livello. Oggi la Casertana era il nostro livello, cioè io non penso che sia, forse ha giocato anche meglio in alcuni momenti, però era tranquillamente il nostro livello. Però l'importante. Cristian, sei stato censurato. Non ti Sì, certo. sentiamo più. Cioè l'importante. Mi sentite? C'è una Merletti che si aggira dalle tue parti e ti viene a staccare di nascosto la borchia della DSL. Dopo la musica. No, dopo la musica. Quando c'è la musica è Vincenzo, quando Sì, c'è sì. è Cristian, quando tagliano la linea. Dicevi. No, dicevo, insomma, che alla fine la Casertana era, ce la siamo giocata, era la nostra portata, cioè era la nostra portata, era il nostro livello, ce la siamo giocata, abbiamo vinto. È una squadra che gioca come noi, cioè si è messa bene in campo, passa la palla. Si sono spenti in alcuni momenti, hanno sofferto forse un po' di più, non credo, non so fino a che punto il nostro Foggia, però sicuramente si aspettavano una squadra diversa. Anch'io mi aspettavo di vedere un Foggia che partisse subito a ritmi elevati, invece è stata graduale la cosa e non me l'aspettavo. Che siano rimasti sorpresi anche loro, forse si aspettavano un altro Foggia, forse hanno visto le cassette sbagliate, ma non lo so. Fatto sta che comunque abbiamo imposto il gioco, abbiamo segnato, siamo riusciti a resistere, perché poi alla fine in 10 sei costretto a chiuderti e a resistere, non puoi fare altro, perché
Certo. Subentra la stanchezza, subentra tante altre cose, e finalmente siamo usciti indenni, insomma. Siamoci in questo momento. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Allora. Comunque, De Zerbi, sull'espulsione di Gigliotti, non è che ha cambiato una punta per un difensore, eh. Gli attaccanti li ha lasciati in campo, quindi voglio dire, ha tenuto sempre la squadra alta, ha preferito togliere un centrocampista a una punta. Ma Quindi. Vincenzo, il discorso ci siamo fatti prima. De Zerbi non cambia modulo di gioco. Alcuni lo ritengono un limite, ma secondo me è anche un pregio. Lui non adatta più di tanto alla partita, capito? È vero, Infatti, assolutamente. noi diciamo, è bello, il campionato è finito quasi, no? Abbiamo giocato con tutte le squadre, abbiamo concesso un tempo al Benevento, un tempo al Lecce e metà tempo alla Salernitana. Queste sono state le uniche 3 volte in cui abbiamo subito gioco, altrimenti non c'è stata nessuna squadra che ci ha. Cioè, ci siamo Certo. giocata con tutti, insomma. In un campionato così, comunque noi eravamo una promossa. È vero. E anyway. Beh, allora, che dite? Bene, bene. Quante altre partite dobbiamo vedere? Giusto per organizzarci, altre 8? Nove adesso, no, nove. 9? Dobbiamo fare altre Sono 9 otto, partite. sì. Ho Nove, sì. capito. Vabbè, allora 9 partite, quindi così completiamo, ci organizziamo Sono per il tante. futuro, è vero? Sono tante? Ancora c'è le partite. Magari io vi lancio un'idea, ve la lancio, così mi è venuta in questo momento, però ve la lancio. E facciamo così, ce ne vediamo laddove possibile. Ci vediamo le prossime 8. La nona ce l'andiamo a vedere in diretta, dovunque sia. Eh sì, e beh, Mi se sembra ci che fanno andare, meriti. se ci fanno A andare. cena, con grazia. No, ma che No, cena, no, allo lei deve stadio. rimanere là se c'è questa cosa che Ah no, viene. no, allo No, no, stadio, qua. no. Allo Bisogna andare, stadio no, no. se sei partito allo stadio bisogna andare. Certo, ci portiamo la Certo. videocamerina, l'ultima puntata, se dovesse Devo essere la. finire il caffè ancora, Foggia, Certo, Verona. sì, giusto, giusto, La avanti il semifinale caffè. d'andata, sono lì. Allora, la nona partita, prendiamo qui l'impegno, ce l'andiamo a vedere insieme, riprendiamo con i nostri potenti mezzi e a distanza di qualche giorno, anche perché non avremo più molti impegni, ci sarà la puntata definitiva. Quella magari col bagno nella fontana. Va bene. Come ci venga, Sì, sì, magari vestiti tutti come ben ci venga, Bencivenga è tutti stato quanti. determinante oggi, Valentino. Io l'ho detto, hai È visto? stato determinante. Senza la sua squalifica, come andava oggi? Fondamentale, ma figure solo dove lo buttava lui quel pallone, fuori dallo stadio, andava in curva. Va bene, la cattiveria è stata detta. La cattiveria è stata detta. Ciao Si sarebbe Christian. abbassato. Sì, Ciao, si buonasera. sarebbe abbassato, giusto, giusto. Faceva l'inchino. Inchino in Faceva piacere. l'inchino, che non ci porta bene questo inchino. Ciao Christian, buona serata. Noi Ciao, ci buona serata. vediamo tutti quanti. Ciao a tutti. Magari ci vediamo in Ciao, buona settimana per serata a le solite tutti. cose. Ciao Christian, ciao Manuel, ciao Vincenzo, Ciao. ciao E io domenica Valentino. vi chiamo da Lecce domenica prossima. Ecco, tu domenica Grande. sarai il nostro inviato al Miramare, come si Via chiama? del mare, via Via del del mare. Mare, al Via del Mare di Lecce ci sarai tu. E basta, saluto tutti. Hanno definitivamente tagliato la linea a Christian, quindi lo salutiamo lo stesso. Buonanotte. Ciao a tutti, buona Buonanotte, ciao a settimana. tutti. Ciao ragazzi. Ciao.